Bruno Angelini, la voce di Roma. Questa sera vorrei parlarvi di un argomento che sicuramente può toccare qualche cuore di qualche nostalgico, ma no, di qualche italiano, ma no, di milioni di italiani. Perché non parlarne di una persona che è stata per 40 anni in Parlamento democraticamente eletta dagli italiani, il quale il suo nome viene ancora oggi negato in consiglio comunale, per potergli titolare una strada, come hanno fatto a Palmiro Togliatti, come hanno fatto a tanti altri, insomma, importanti. E parliamo di Giorgio Almirante. Giorgio Almirante, il quale, voi sapete tutti quanti, che è stato anche colui che prese le distanze dalle leggi razziali, che aiutò degli ebrei. Quale colpa può aver avuto questo personaggio politico importante che ha costruito la destra italiana come l'MSI? Nulla, nulla di ciò che possa intaccare o essere così avvicinato a Mussolini o a Hitler, assolutamente no. Un uomo garbato, una persona per bene, una persona dolcissima, una persona che è stata umanamente vicino a tanta gente che aveva bisogno. Quindi io non riesco a capire il motivo perché non diamo oggi, togliendo queste ideologie che non ci sono più, sono passati 70 e passa anni, ci abbiamo tante belle vie intestate a tante persone, che forse anche coloro che hanno fatto stragi come il quartiere Dalmata intestato, no? Tutte quelle persone buttate nelle foibe, che poi fu istituito il giorno del ricordo, che mi pare il 10 febbraio. E Tito c'ha una strada titolata a lui, cioè Giorgio Almirante può essere titolato in Italia dappertutto, come ha fatto Sgarbi, anche a Roma, anche a Roma. Vogliamo togliere Viale Guglielmo Marconi? Viale Guglielmo Marconi? Togliamolo.